Caregiver domande e risposte. Come garantire la continuità scolastica affinché il caregiver non sia costretto a lasciare il lavoro o a dover richiedere permessi e aspettative? La continuità didattica è il presupposto per qualificare il diritto allo studio degli alunni e, in particolare, di quelli con disabilità. La legge 104 del 1992 ha stabilito che la scuola e l'istruzione sono mezzi a favore dell'integrazione della persona disabile, invalida o con handicap, e ne ha rivoluzionato le modalità di partecipazione. L'obiettivo generale della legge è l'integrazione sociale delle persone con handicap, che nella scuola deve trovare una piena realizzazione. Il decreto legislativo numero 66 del 2017 ha aggiornato significativamente il panorama dell'inclusione scolastica. La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e vi è il diritto delle famiglie di partecipare alla formulazione del profilo dinamico funzionale e del progetto educativo individuale. Il genitore caregiver deve poter contare sulla continuità didattica, poiché la scuola deve garantire un'equipe multidisciplinare, composta da genitori, docenti, neuropsichiatri, specialisti, operatori sociali e educatori specialisti.